L'ultima domanda era il lavoro della forza peso, cioè della forza di gravità mentre questo asteroide viaggia fino a impattare la Terra. Non possiamo calcolarlo con la formula forza di gravità prodotto scalare lo spostamento, perché la forza di gravità non è costante. Infatti in questo disegno la forza di gravità all'inizio non l'ho disegnata, ma è una freccia più corta perché è più debole. Man mano che l'asteroide si avvicina alla Terra, questa forza di gravità diventa sempre più intensa. Allora il lavoro della forza di gravità va calcolato con la formula dell'energia potenziale gravitazionale, cioè l'energia potenziale gravitazionale all'inizio meno il valore alla fine. Quindi dobbiamo prendere questo valore all'inizio meno quest'altro valore alla fine e moltiplicare per 10 alla 19 joule. In pratica dobbiamo fare meno 6 più 118 e il risultato dovrebbe essere 112. Qua ho scritto 113, mi sono fidato di Excel. Comunque diciamo 112 o 113 per 10 alla 19 joule. Giustamente troviamo un lavoro motore, l'abbiamo detto prima, e potevamo calcolare il lavoro della forza di gravità anche calcolando l'energia in transito. Infatti sappiamo che ogni volta che c'è una certa quantità di energia che cambia forma, quindi in transito, quello è il lavoro di qualche forza che fa che è presente e che fa lavoro. Qui noi abbiamo che l'energia cinetica è aumentata di 113 per 10 alle 19 joule, lo vediamo infatti da qui, l'energia cinetica era 1 e alla fine è 113, quindi in pratica l'energia cinetica è aumentata di 112, 112 per 10 alle 19 joule. E contemporaneamente abbiamo visto poco fa che l'energia gravitazionale è diminuita degli stessi 112 joule, infatti è passata da meno 6, questo valore qua, a meno 118, che è questo, da meno 6 a meno 118 è diminuita di 112 joule. Perciò di tanto è aumentata l'energia cinetica, di altrettanto è diminuita l'energia potenziale gravitazionale. Ecco, ho cambiato il valore, 112 per 10 alle 19 joule. Questo è il lavoro della forza peso.